Buongiorno, allora ci troviamo all'interno della mostra etnografica istituita dal signor Franco Leoni, dedicato alle tradizioni dell'Oltrepò Pavese, alle attività artigianali, alla lavorazione della terra e soprattutto all'esistenza quotidiana. Allora ci troviamo all'interno della mostra che inizia dal contesto ambientale, culturale del nostro territorio. La vetrina illustra i fossili, le testimonianze fossili che appunto risalgono alcuni milioni di anni fa, le ossa di un giacimento fossile di animali, l'industria vitica, alcune testimonianze di epoca romana e alcune ceramiche di epoca medievale e rinascimentale. Vediamo in particolare un documento dell'archivio storico del comune di Stradella del 1631 che tratta di una concessione per la vendita ambulante di sostanze alimentari ai territori di Stradella e di Portalbera. Ecco la bottega, la simulazione, la ricostruzione della bottega del calzolaio con tutti gli attrezzi sia per la riparazione che per la costruzione proprio della scarpa intera. Adesso possiamo inquadrare la bottega, un laboratorio di un orafo stradellino con tutte le proprie attrezzature dell'epoca di fine Ottocento, compresi tutti i modellini che servivano per la costruzione appunto dei monili, degli anelli, eccetera. Il tornio dell'orafo, che serviva ovviamente per le lavorazioni dei piccoli monili di cui si tratta appunto in questo caso. Le prove di fusione e i crogioli per la fusione del materiale. Questa sezione illustra la lavorazione del mais e del frumento. Stiamo vedendo il burato per la selezione delle sementi da semina. Questa è un'antica macchina trasportabile che serviva per la sgranatura del mais fatta completamente a mano. Questa è la ricostruzione della cucina tradizionale con le attrezzature che servivano alla massaia per la cena e il pranzo degli uomini. Il laboratorio del falegname con alcune attrezzature che risalgono alla fine del secolo XIX. Abbiamo inoltre ricostruito la camera da letto tradizionale con materiale proveniente da una cascina locale risalente alla fine della seconda metà del secolo XIX. Questa sezione è stata concepita come e definita l'attività di economia domestica, per far capire tutte le attività appunto che gli operai, i contadini, svolgevano dopo il lavoro per la propria famiglia. Questa è la grandola, un attrezzo che veniva azionato da due donne per l'impasto del pane. L'arnia per il miele, la grattugia per la passata di pomodoro, il secchiello per il latte. La lanterna a cero. Questo reparto si illustra il ciclo della fienagione e del foraggio. Si possono vedere le attrezzature per il taglio e la immagazzinamento appunto del fieno. Allora la sezione 11 illustra la lavorazione della vite.
le macchine per l'idrazione del solfato di rame, le ceste per la raccolta dell'uva, le pompe per, appunto, per irrorare le sostanze alle viti, le ceste per la raccolta dell'uva con i relativi bilancieri per il trasporto fuori dal vigneto e un'antica pompa con la botticella di rame trasportabile nel vigneto. Allora siamo nella sezione che riguarda la lavorazione del mosto in cantina. Vediamo le brente, i tini per il travallo del vino, i filtri di juta, la botte, l'imbottigliatrice e un antico torchio con la vite semplice dalla seconda metà del secolo XIX. Vediamo qui un'antica riempitrice di bottiglie costruita in legno e rivestita all'interno di rame. Non poteva mancare la sezione dedicata alla fisarmonica di Stradella nelle attività artigianali oltre Padano. Qui vediamo una dalla Pè e una Stradel Fisa del 1953. Ci troviamo a Portaldere, quindi un paese rivierasco del fiume, e dobbiamo per forza di cose illustrare un pochino anche le attività rivierasche del fiume. Possiamo vedere il classico barcè, cioè la barca e il fiume con il fondo piatto da lavoro per il trasporto della merce. La pesca con la bilancia. I cosiddetti cucchiaioni per estrarre la ghiaia dal fiume, dalle barche, ed il remo, appunto, che serviva per governare le barche insieme all'ago per l'ancoraggio a terra. Questa è l'ultima sezione della mostra, nella quale viene illustrato il periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove si conclude praticamente l'epoca della società tradizionale. Sì. Gli anelli che vediamo ora sono i modelli che ricevevano in cambio chi dava l'oro per la patria nel 1936. E questa è l'ultima immagine della mostra e significativamente riprende il lancio dello Sputnik, cioè il primo satellite artificiale, che sta anche a significare la fine della società tradizionale e l'avvento della società ipertecnologica indotta dalla tecnologia spaziale. La raccolta museale Franco Leoni possiede anche una ricca collezione di antichi trattori e macchine agricole risalenti all'epoca degli anni 30 e degli anni 40. Vai. Questa è un'antica vaporiera di fabbricazione inglese che serviva per il movimento, per il funzionamento delle macchine per la sgranatura e la tritatura. Questa è un'automobile, un veicolo Bianchi del 1917, successivamente trasformato in macchina sgranatrice del mais.
Questa è un'altra vaporiera di fabbricazione tedesca del 1926, gigantesca e adatta a far girare le grandi trebbiatrici. Con questa immagine si conclude la breve visita alla raccolta museale etnografica Franco Leoni, ubicata a Portaldera, nei pressi di Stradella, in provincia di Pavia, dove si sta tuttora tentando di ricostruire e conservare soprattutto la memoria storica della vita, del modo di vivere dei nostri nonni e dei nostri antenati.